Ciao a tutti amici ed amiche di Stane Channel e ben ritrovati a Casa Stane in versione Marcord, sedicesima puntata. L'arte della manita, ovvero quali sono i giocatori che sono riusciti nel nostro massimo torneo calcistico a realizzare 5 gol in una sola partita? Beh, non sono tantissimi i calciatori che sono riusciti in questa impresa, però uno di loro è il nostro protagonista odierno, Roberto Pruzzo, centravanti della Roma. Attaccante di professione, uno dei primi 11 atleti che la società giallorossa ha inserito nella sua Hall of Fame. In Italia il record assoluto di 6 marcature appartiene tuttora a due miti: Silvio Piola, che li realizzò durante un Pro Vercelli Fiorentina nel 1933, e al cabeçon Omar Sivori, che nel corso di Juventus-Inter del 10 giugno 1961 fece altrettanto contro i nerazzurri scesi in campo con la primavera in segno di protesta per la ripetizione di quella contesa. 3 anni dopo, nel 1964, fu invece Kurt Hamrin, lo svedese della Fiorentina, a confezionare un pokerissimo in casa dell'Atalanta, nell'1-6 tra i Viola e gli Orobici. Un primato eguagliato parzialmente, ma nello stesso tempo non ancora bissato nella sua totalità, in quanto l'attaccante nordico ad oggi è ancora l'unico atleta ad aver trafitto così tanto in una volta sola un avversario in trasferta. Dovranno passare più di 20 anni prima di rivivere un simile evento nel corso di una partita di calcio. Stadio Olimpico di Roma, 16 febbraio 1986, ventunesima giornata di campionato. Ci pensa il bomber della Roma Roberto Pruzzo a scrivere un'altra pagina storica della nostra Serie A. Da Torino a Roma, Roma a Avellino, 5-1, la parola a Claudio Icardi. Per una volta mi sia consentito parlare più di un singolo elemento che dell'intera partita. Roberto Pruzzo, 30 anni per gli amici bomber di Crocefieschi, oggi ha segnato ben 5 gol. L'ultimo giocatore che in Serie A era riuscito nell'impresa era stato Kurt Hamrin, addirittura in trasferta sul campo di Bergamo. Va ricordato che Roberto Pruzzo, un elemento amatissimo dai tifosi giallorossi, ma qualche volta assurdamente contestato, ha già vinto 2 volte la classifica dei cannonieri, evidentemente crede nei proverbi e coi 5 gol di oggi si è portato al comando della graduatoria dei marcatori. Ancora una cosa da dire, alla vigilia il tecnico irpino Ivic aveva dichiarato la Roma o salva l'Avellino o salva il campionato. Bene, possiamo dire che Pruzzo ha lanciato le 5 scialuppe di salvataggio al torneo. Un 9 in pagella, cosa rarissima da leggere nei confronti di un calciatore, sottolinea ulteriormente la gagliarda prova e l'impresa del centravanti giallorosso, che all'epoca dei fatti, con la sua manita, rilanciò la squadra capitolina verso la rincorsa alla capolista Juventus. La saga dei gol, da parte del bomber di Crocefieschi, inizia su calcio di rigore. Il pareggio di Ramon Diaz dà il là al pomeriggio da incorniciare per Pruzzo, che di testa nella ripresa riporta in vantaggio la Roma e si porta a quota 2 sul suo personalissimo tabellino. Dopo aver sfiorato la terza marcatura, chiamando Zaninelli a salvataggio, la tripletta giunge grazie ad un gioco di prestigio del numero 9 nei confronti del difensore avellinese Ferroni, che viene aggirato e non può far altro che accompagnare con lo sguardo la palla in fondo al sacco. 3-1 e tripletta confezionata per la Furia giallorossa. Una zampata da grande opportunista consente a Pruzzo di fare poker ed è il preludio per scrivere la storia. 90° minuto, fallo di mano in area di un difensore irpino, tutto lo stadio invoca il bomber sul dischetto. Una magistrale esecuzione del penalty chiude un pomeriggio spettacolare e fa entrare di diritto la baffuta punta romanista nell'Hall of Fame degli attaccanti da record. Roberto Pruzzo, hai veramente aperto il cuore dei romani, nel senso che Falcao, Falcao, Bonic, Bonic, ma Pruzzo, Pruzzo, la curva sud non aveva mai strillato dopo i 5 gol. Ma oggi è una giornata particolare, 5 gol in una volta sola sono tanti. Nemmeno in allenamento. Ma delle volte neanche in allenamento si segna così.
Senti, come mai che due mesi fa non dovevi nemmeno scendere in campo e adesso sei l'uomo più importante della squadra, tutto sommato? Due mesi fa qualcuno voleva che io smettessi, o perlomeno provava a farmi smettere. Niente, ora sono capocannoniere, ho ritrovato la condizione fisica e la voglia di far bene, tutto qua. In riferimento a questa partita, di recente Roberto Pruzzo ha svelato un retroscena estremamente curioso e particolare. Quel 16 febbraio 1986 l'attaccante giallorosso si sentiva particolarmente stanco ed evidentemente ed erroneamente convinto di disputare una brutta gara, chiese espressamente alla moglie di non entrare allo stadio ma di aspettarlo direttamente in macchina al termine del match. L'ultimo calciatore in ordine di tempo che ha sfiorato l'impresa e che ha raggiunto lo sfondareti della Roma in questa speciale graduatoria di marcatori plurimi è stato il laziale Miro Klose, autore di una cinquina contro il Bologna nella stagione 2012-2013. Purtroppo il tempo a disposizione è scaduto e termina qui questa 16ª puntata di Casa Stene in versione Amarcord. Con la speranza che questa storia vi sia piaciuta, vi ringrazio come sempre della vostra cortese attenzione e vi aspetto sempre qui su Stene Channel. Ciao a tutti!